Oltre 250 barche in mostra, di 120 cantieri nautici che presentano tutto il meglio della loro gamma per l'estate 2016, dalle regine del mare fino ai gommoni tecnologicamente innovativi nelle apparecchiature e nei materiali, come quelli realizzati in materiale biologico. Dopo 4 anni di stop, Napoli ritrova il Nautic Sud, l'appuntamento che per 42 anni era stato il punto di riferimento per il centro-sud degli appassionati di nautica e che era scomparso da 4 anni. Il rilancio è stato fortemente voluto dalla mostra d'oltremare, che ha deciso di gestire in proprio la fiera ed è riuscita nell'operazione, unendo le forze con l'Associazione Nautica Regionale Campana, che raccoglie i cantieri. Presenti nei padiglioni marchi storici italiani e modelli innovativi, dal cantiere Gagliotta ai modelli Riva, Salpa e Ferretti. Donatella Chiodo, presidente dell'ente Mostra d'Oltremare, è fondamentale il rilancio di un settore particolare. La nautica in Campania ha vissuto un momento di grande crisi, con Nautic Sud si riparte alla grande proprio da Napoli per il rilancio di un settore trainante per l'economia della nostra regione. Sì, l'economia del mare, perché questa è l'interpretazione che abbiamo voluto dare da quest'anno, partiamo proprio nel riposizionamento di tutto il salone, è una delle economie più importanti del nostro territorio. Dal mare è la porta di accesso anche per i territori, quindi noi volevamo mettere in evidenza sicuramente i cantieri regionali importanti, anche, come dire, non necessariamente grandi brand ma eccellenti. La città e la regione voleva questa fiera e ci danno anche conforto i numeri. Nei primi 2 giorni del Nautic Sud abbiamo avuto 40.000 presenze, dei numeri che non sono mai stati fatti comunque nelle altre edizioni. C'era grande attesa e c'è volontà della città di far parte, di visitare un salone di questo genere. Abbiamo dato attenzione anche per esempio alla portualità. Stiamo facendo dei momenti di dibattito su questo, che è un tema veramente importante per lo sviluppo economico del territorio, e abbiamo in animo di tenerlo in piedi durante tutto l'anno fino ad arrivare al prossimo Nautic Sud, e già stiamo lavorando sulle evoluzioni che il salone dovrà avere, tra cui uno tra tante l'abbiamo avuta già quest'anno, la presenza degli sport velici, che sono degli sport troppo spesso visti in modo elitario, no? Invece no, il mare va vissuto e le nuove generazioni devono poter avvicinarsi a uno sport particolare. Proprio stamattina io ero veramente in grande attesa, perché abbiamo avuto un pessimo tempo nei primi giorni della settimana, sono arrivate le prime scuole a fare delle prove in vasca significa fontane sedra, ma anche a terra con dei simulatori per vedere come funzionano gli Optimist, che sono delle derive per i bambini, quindi stiamo avvicinando anche un'altra parte di città. Quindi possiamo considerare questa edizione un po' un anno zero? Sì, un anno zero che però già pensa a delle evoluzioni che aveva già in animo, cioè noi partiamo avendo già in mente quello che vogliamo essere da qui a X anni, mettendo in modo embrionale dei nuovi trend, quindi già lo pensavamo nel futuro questo Nautic Sud. Quest'anno c'è alla grande, perché siamo tutti veramente entusiasti, e l'anno prossimo sarà ancora meglio. 250 imbarcazioni in esposizione, insomma numeri importanti, l'abbiamo detto, ma è fondamentale il coinvolgimento dei ragazzi, anche perché la risorsa mare è un elemento fondamentale della città di Napoli, purtroppo poco spesso valorizzata. Sì, proprio per questo la nostra interpretazione è andata oltre i cantieri, anche se sono veramente presenti, li ha detti lei i numeri, e sono numeri che ci fanno ben sperare, nel senso che c'è una grossissima presenza di imbarcazioni, tanti cantieri, anche di più di quelli che sono stati negli altri saloni nautici italiani, il tutto fatto in partnership con la NRC, senza finanziamenti pubblici. Abbiamo fatto tutto da soli, con le nostre energie, con la volontà di voler rilanciare un evento importante per la città. È la 43esima edizione, con 4 anni di assenza, quindi come dire, ce n'è voluto, perché riprendersi uno spazio quando da tanto tempo non c'era stato un evento fieristico di questo genere è stato faticoso, ma noi non abbiamo mai mollato. Quanto è stato difficile per la mostra d'Oltremare organizzare, abbiamo detto comunque in collaborazione anche con l'Associazione Nautica Regionale Campana, comunque l'evento, in un momento comunque dove, diciamo la verità, di soldi non ce ne sono tanti. Sì, faticoso, questo sempre quando si fa sistema. È chiaro che fare le cose da soli può avere dei vantaggi, perché non ci si confronta, si va avanti sulla propria strada, però io lo dico sempre in ogni momento che mi intervistate, come dire, è che i risultati quando
si riescono a raggiungere insieme ad altre parti del territorio e quindi altri stakeholder sono, hanno un gusto diverso. Quindi è vero che c'è una fatica perché ci si confronta sul format, le date, se bisogna farla a terra, a mare, chi, quanti cantieri, gli accessori, piuttosto che altro, poi si scende in un dettaglio importante. Però da questo confronto poi nascono degli ulteriori spunti di riflessione che noi poi stiamo già lavorando per l'anno prossimo. Questa 43esima edizione alla Mostra d'Oltremare nei sei grandi padiglioni del Polo Fieristico Partenopeo ospita anche tutte le aziende dell'indotto, dagli arredamenti alle soluzioni tecnologiche avanzate per la navigazione. Gennaro Amato qui a Nautic Sud per il rilancio della nautica da diporto, un'importante edizione, si può considerare un'edizione zero dopo 4 anni di mancanza del Nautic Sud qui a Napoli, in collaborazione con l'Associazione Nautica Regionale Campania che le presiede. Sì, e questo è anche il tema del nostro workshop che abbiamo oggi preparato, dove ci sarà il titolo da parte della situazione Missione Impossibile. Sembrava una missione impossibile, ma questa missione noi l'abbiamo vinta perché avevamo tutte le carte in regola di fare questa manifestazione che mancava tantissimo a questa città. Erano 4 anni che non si faceva più, una città che c'ha storia, una città che c'ha storia marinara da raccontare in tutto il mondo, quindi era inevitabile che ciò non accadesse e che ciò non venisse più presentato per farlo ripartire. Nautic Sud è un salone storico in Italia, è la 43esima manifestazione, è un salone che ha sempre rappresentato tutta la parte del centro sud italiano, dove ci sta tanta caratteristica, ci sta tanta tradizione marinara. Si sta muovendo qualcosa nel mondo della nautica, anche perché sappiamo che è un settore importante, trainante per l'economia, perché la nautica ha un indotto incredibile, tanti mestieri ruotano intorno alla nautica. Sì, la nautica ha una filiera importante quanto l'edilizia. Sembra strano, ma una barca ha una componentistica da fare spavento, dalle tappezzerie agli acciai, al vetro, al plexiglass, alla resina, alle pitture, alla gomma, perché oggi c'è anche un comparto gomma molto forte nella nautica. Quindi c'è questo rilancio della nautica, si sente quest'aria respirare un'altra volta, aria di mare anche da parte degli utenti. E oggi ne approfitto per dire che in questi giorni, 2 giorni fa circa, è stata approvata dalla Regione un'altra volta l'IVA al 10%, quindi non abbiamo più l'IVA al 22% come è stato ricorso da parte della Regione, ma è stata riportata di nuovo al 10%, quindi per le marine resort è una grossa vittoria che noi della NRC ci mettiamo un fiore all'occhiello, perché siamo riusciti insieme al Presidente De Luca e al Presidente delle attività produttive Nicola Marrazzo a riportare l'IVA al 10% nelle marine resort. In esposizione più di 250 imbarcazioni, quindi anche un successo dettato dai numeri. Quanto è importante sensibilizzare anche i giovani ad avvicinarsi alla risorsa mare? È importantissimo avvicinare i giovani alla risorsa mare, è importantissimo far riscoprire ai giovani il lavoro artigiano che c'è nella nautica, quindi la manualità che c'è nella nautica, perché ce n'è ancora tanta, anche perché il prodotto italiano è un made in Italy che viene esportato in tutto il mondo per la sua artigianalità che comunque resiste su ogni imbarcazione. Si può sperare comunque in una prossima edizione di Nautic Sud ancora più forte di questa di quest'anno 2016? Sì, l'anno prossimo sarà ancora più forte, perché io dico sempre che gli assenti non hanno mai ragione. Quest'anno abbiamo avuto con dispiacere assenze da parte di qualche cantiere locale che non ha creduto in quello che era la manifestazione Nautic Sud, e questo mi ha fatto un po' dispiacere. Però poi ho avuto tante altre belle cose, perché abbiamo avuto cantieri che vengono dal nord, cantieri che vengono dal sud, cantieri che vengono dalla Spagna, cantieri che vengono dalla Francia, quindi questo mi ha rivitalizzato in quello che c'era l'entusiasmo. Poi abbiamo avuto anche marchi importanti come Ferretti, come Riva, come Salpa, Fiat, Gagliotta, adesso credo Rizzardi, anche nel reparto gomma abbiamo avuto tanti marchi importanti, abbiamo avuto Motonautica Vesuviana, BVA, cantieri locali come Nova Mares, il mio cantiere, che io oltre ad essere presidente dell'NRC sono un produttore, quindi Italia Marine, a tanti altri cantieri come Euromarine, adesso non me li ricordo tutti, ma comunque abbiamo avuto un'affluenza di gomma, perché oggi il reparto che funziona di più è il reparto gomma.